con l'aiuto di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorre efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa. Allora, buonasera, intanto ringrazio tutti per la presenza, autorità civili, militari e religiosi. Ringrazio Marco Neri per la progettazione e gli artigiani che hanno realizzato l'opera. Oggi andiamo a inaugurare un monumento per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La nostra amministrazione nel corso di queste celebrazioni ha attivato poche iniziative in merito. Ha investito in questa realizzazione le poche risorse a disposizione. Una realizzazione che favorirà riflessioni non solo oggi, ma nel tempo, sull'appartenenza all'identità italiana. Un'idea condivisa con Marco Neri, artista di fama internazionale e cittadino torianese. Attraverso questo monumento che celebra l'Unità d'Italia si è voluto riprendere l'articolo 5 della Costituzione, dove si precisa chiaramente l'Italia è una e indivisibile. Più la passione per le bandiere da parte di Marco, che ha ispirato la sua arte riflettendosi nelle sue opere. Questa realizzazione vuole lanciare un messaggio contro chi oggi ancora alimenta la divisione e il rancore nel paese e ne mette a rischio il futuro. Crediamo che solo un paese unito possa costruire un futuro per i giovani. Inaugurazione che oggi abbiamo voluto condividere con tutti voi, ma principalmente, specialmente con gli alunni della nostra scuola elementare. Le nuove generazioni, protagonisti del futuro dell'Italia unita. Unità oggi ancora più necessaria, vista la grave crisi che il nostro paese sta attraversando. Rievocare l'unità nazionale in un periodo di grave crisi economica, culturale e morale è importante. Credo che solo con l'unità, senza divisioni, possiamo superare queste difficoltà. Solo un paese unito riuscirà ad uscire dalle difficoltà, affermando la propria dignità, l'orgoglio di appartenenza e il desiderio di riscatto per un futuro migliore. Io ovviamente mi unisco ai ringraziamenti del sindaco, il presidente, l'assessore, all'artista, a chi l'opera l'ha realizzata, Ballarini, e poche parole. Proprio in questi giorni mi è capitato di leggere le parole di Marco De Aglio, già direttore del Sole 24 Ore e oggi editorialista della Stampa, che in riferimento al 100° anniversario dell'Unità d'Italia scrive: quel 1961 fu un anno di vera svolta per l'Italia. Si festeggiarono i 100 anni dell'unità e c'era un clima diffuso di ottimismo, la sensazione di un paese lanciato nel futuro, come un'onda che cresceva. Queste parole così incisive mi hanno molto impressionato, perché oggi purtroppo, come tutti sappiamo, l'Italia che compie 150 anni di unità è molto diversa. Eppure, al vedere qui oggi tanti bambini della scuola elementare e materna con la bandiera italiana, che tra poco ci canteranno anche l'inno, è un segno importante che fa tornare, credo, la voglia di credere ad un'Italia che, restando unita, possa tornare a proiettarsi con entusiasmo nel futuro. E quindi proprio agli alunni della scuola, agli insegnanti, va tutto il mio grazie, perché voi, bambini e bambine, rappresentate meglio di qualsiasi altra immagine l'unione e il futuro di questa comunità e dell'intero paese. Grazie a tutti. Io intanto anch'io volevo ringraziare chi ha fatto quest'opera, perché ha voluto lasciare un segno. Per me è un orgoglio, un momento anche importante, lasciare un segno a voi e a tutto il nostro territorio, oltre ad aver scelto questo luogo per abitarci. Bambini, possiamo fare una
un momento, una cosa. Dobbiamo fare oggi, adesso, in pochi secondi, pochissimi, un patto. No, la canzone la fate dopo, che lo so che è bellissima e... ed è una sorpresa che stiamo aspettando tutti, è vero? Un patto, che è questo. Vedete questa bandiera? Sì! Quanti anni sono passati da quando c'è questa bandiera? 150. Allora, per fare in modo che questa bandiera rimanga ancora per tanti anni, dobbiamo ogni giorno difenderla insieme. Cosa significa? Istituirla. Significa che ogni giorno dobbiamo fare in modo di essere tutti quanti, sentirsi parte di un solo, di una sola, di un solo territorio, di non creare divisioni. E questo significa farlo ogni giorno nelle nostre classi. Chi fa la prima elementare? Chi fa la seconda? Chi fa la terza? La quarta? E la quinta? Ah, sì. Siete classi diverse però di una stessa scuola. E la prima? La prima l'ho detto. La materna? Chi è che fa la materna? Lui ha smesso di piangere, bravissimo. Ecco, ogni giorno fate in modo di sentirvi sempre un'unica scuola, ma soprattutto nella vostra classe cercate di essere tutti una classe unita, che non ci sia nessuno di voi che rimane indietro. Se noi riusciamo a fare questo nel piccolo, nella nostra classe, quella bandiera continuerà a sventolare così per altri 150 anni. Lo facciamo questo patto? Sì! Ve la sentite? Sì! Ok, allora buona avventura a tutti, perché il 200° anniversario lo festeggerete voi. Mi raccomando. Io volevo ringraziare tutti, primo di tutti il personaggio qui, il sindaco Franco Antonini, che veramente ha capito al volo e ha fatto la sua parte, in seconda battuta Ballarini, tutta la banda, i due fratelli, tutta la banda che mi hanno, che praticamente l'hanno realizzata, perché non avrei saputo dove mettere le mani. Una è l'Italia da 150 anni e speriamo ancora per tanto. Intanto qui non è una bandiera di stoffa, è una bandiera che punta all'indistruttibile. E una era la figlia di Malevich, un grandissimo genio del Novecento. Una è la figlia di Harald Zeman, un grandissimo curatore del Novecento, e una alla fine è anche mia figlia. Allora stavo pensando che mia figlia pesa 30 quintali e ha 6 milioni di anni, che non è il massimo per una bambina, però io ne sono orgogliosissimo. Italia, Italia,
Yeah.